Bella a tutti ragazzuoli, sono Gozzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi cercheremo di capire insieme quanto è importante il PvE su Throne and Liberty. Direi di non perderci in chiacchiere e di iniziare subito con il video. È scontato che nella fase di leveling il PvE è necessario, quindi tratterò solamente la parte endgame, ovvero dal livello 50 in poi. Throne and Liberty è un gioco che ti porta al livello massimo molto velocemente, infatti i nuovi giocatori che non hanno provato la versione coreana riusciranno tranquillamente ad arrivare al livello 50 in 5-6 giorni. Ovviamente dipende anche quanto tempo dedicate al gioco, mentre giocatori con tanta esperienza potrebbero già arrivare al cap in solo una giornata. Per i giocatori a cui interessa fare il PvP, il PvE è molto importante. Questo perché all'interno di Throne and Liberty, per acquisire pezzi del gear che sono esclusivamente per il PvP, bisognerà comunque fare molti contenuti PvE. Una cosa fondamentale da capire è che il crearsi una build totalmente PvE risulterà totalmente inutile al 100% in PvP, mentre una build costruita per il PvP sarà comunque molto efficace anche nel PvE. Quindi se all'inizio di Throne and Liberty vi costruirete una build che si basa sul PvE perché attualmente volete fare quel contenuto, sarà difficile, anzi difficilissimo, creare una build da zero per poi fare il PvP. Per difficoltà non intendo fare dungeon o roba di questo tipo, perché la build è stata creata proprio per questo scopo, ma quello che impedirà di farlo molto velocemente, comunque di farlo velocemente, sono tutte le limitazioni giornaliere all'inizio del gioco e tutte le robe che ci hanno regalato all'inizio con il personaggio, la quantità industriale dei contratti che abbiamo all'inizio e tutte le risorse che abbiamo ottenuto tramite le quest. Per diventare forti in PvP, anche se abbiamo intenzione di spendere tanti soldi, avremo bisogno comunque del contenuto PvE e di giocare al gioco. Spendere soldi in Throne and Liberty per acquistare oggetti più rari o degli archboss non ci renderà più forti in PvP se skippiamo totalmente la parte PvE e non dedichiamo abbastanza ore al gioco. Per farvi un esempio, se il gioco ci permette di creare 4 glowstone viola al giorno, non esiste un modo per pagare per superare questa cifra. Quindi il potenziamento del proprio gear è uguale a chi spende tanti soldi. Che l'oggetto comprato più raro dia un vantaggio, questo è innegabile. Se è arrivato a questo punto del video e lo stai trovando interessante, ti ricordo di lasciare un like, un commento e di iscriverti al canale. Io gioco a Throne and Liberty dal 7 dicembre 2023, ovvero da quando è uscito in Corea. Non ho mai speso un soldo, oltre a comprare 3-4 Battle Pass, per comprare la valuta premium, ovvero il Lucent, e comunque in gioco sono riuscito a farmare centinaia e centinaia di euro di valuta premium. E sono sempre riuscito ad essere competitivo contro all'incirca l'80-90% dei player. Inoltre c'è da specificare che tutti i player possono avere accesso a tutti gli item del gioco e non esiste un solo oggetto che si può acquisire solamente pagando, e nel mercato tra player non è possibile vendere oggetti potenziati. Tutti gli oggetti che si potranno vendere all'interno del marketplace sono tutti livello 0 e hanno caratteristiche uguali. L'unica cosa che cambia è il tratto, ed è l'unico vero motivo perché lo stesso item può avere diversi prezzi all'interno del mercato. Ed è per queste cose che secondo me Throne and Liberty non può essere definito un vero e proprio pay to win. Tornando al discorso originale del video, spero che abbiate capito che anche pagando non si può skippare la parte PvE. E tutti i contenuti PvE sono importanti, come dungeon, dungeon all'aperto, eventi PvE e anche le missioni secondarie sono importantissime per diventare forti anche in PvP. Tra l'altro il PvP è il vero scopo principale dell'endgame di Throne and Liberty, quindi il Siege, le Boonstone, le Riftstone, gli eventi PvP di Gilda. Le gilde stesse hanno bisogno dei contenuti PvE per alzare il loro livello, sbloccare nuovi boss che ti permettono di ottenere gear adeguato per fare il PvP. Purtroppo sono consapevole che a molti di voi non piacerà quello che sto per dire, ma Throne and Liberty è un gioco dove hai strettamente bisogno della gilda e tutto il gioco gira intorno alle gilde, anche solo per avere l'accesso ai mercanti che hanno item acquistabili solamente con la moneta di gilda e sono importantissimi all'interno del gioco.
Il gear che indossiamo, anche se lo scopo è quello di fare PvP, si ottiene solo ed esclusivamente con i contenuti PvE. Non esiste un singolo item che si può acquisire tra tutti i contenuti PvP, ed è per questo che il PvE è vitale anche se noi siamo dei PvP player. Ragazzuoli, spero di essere stato il più chiaro possibile, vi ricordo di lasciare un like, un commento e di iscriversi al canale. Per qualsiasi dubbio sono a vostra disposizione, vi risponderò qui sotto nei commenti. E se vi interessano altri video di questo tipo, il mio canale ne è pieno. Noi ci vediamo in un prossimo video.